Assolutamente necessarie anche delle politiche attive sull'immigrazione, delle politiche di integrazione efficaci, perché nessuna minore migrante, nessuna, come dire, cittadina del mondo nel nostro paese può, subire una simile violenza. Quindi da questa mozione deve nascere, deve partire una mobilitazione politica trasversale di uomini e donne per rendere ancora più concreto il nostro impegno e io credo che questa trasversalità, che poi la rete che le donne storicamente sanno fare, può portare a de ai dei grandi risultati sul campo per sconfiggere veramente questo odioso crimine contro l'umanità. Grazie onorevole. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Chiedo al Governo se intende intervenire o si riserva di farlo successivamente. Il Governo si riserva. Grazie. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di martedì 14 luglio 2015, ore 10.30, svolgimento di interrogazioni, ore 14.30, esame e votazione delle questioni pregiudiziali riferite al decreto legge recante misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. Seguito della discussione del disegno di legge recante delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, seguito della discussione delle mozioni concernenti iniziative in ambito internazionale in relazione al fenomeno dei matrimoni precoci e forzati di minori. La seduta è tolta.